Fratelli e sorelle carissimi, è giovedì, giornata che dopo che San Giovanni Paolo II giunse al Santo Rosario dei Misteri Luminosi, come sapete, dedicata alla contemplazione appunto dei misteri della luce, stiamo celebrando una bellissima messa mariana che è proprio dedicata al secondo mistero della luce, perché si chiama Santa Maria di Cana, l'episodio che abbiamo ascoltato nel Vangelo. Tra l'altro, con una felice coincidenza, questa non è pensata, ma me ne sono accorto quando stavo preparando l'ora santa, stasera ti tocca, come decina del rosario, da dire dopo il silenzio dell'adorazione, il secondo mistero della luce, cioè lo stesso che stiamo meditando adesso, quindi questo non ci avevo proprio pensato. Questa è una messa bellissima, perché questo episodio, questo miracolo, è uno dei più focali, più importanti che Gesù ha compiuto, che nasconde molte più cose di quanto sembra una prima lettura, no? C'è una lettura, come dire, un primo livello un po' superficiale. Questa è una festa di nozze e Gesù è andato a una festa di nozze per santificare le nozze umane, che sono una cosa bella. Finiscono il vino, la Madonna interviene prima ancora che Gesù glielo chiede per compassione verso gli sposi, perché se no poverini avrebbero fatto brutta figura, e Gesù anticipa l'ora dei miracoli per fare contenta la mamma. Cioè, questa è una cosa importantissima che contiene almeno due grossi insegnamenti. Primo, che le nozze sono una cosa santa e guai a chi non le tiene d'altro. Secondo, che la Madonna è un po' il punto debole di Gesù, perché per la Madonna qui Gesù ha cambiato qualche piano, perché quando dice non è ancora giunta la mia ora, significa non è giunta ancora l'ora di fare miracoli, aveva appena cominciato Gesù a uscire la vita pubblica e alla Madonna gli ha voluto dare la primizia. Quindi questo che significa? Significa che, come diceva San Bernardo, qualunque grazia è a te non ricorre, sulla disianza popolare San Sali. Questo non è, questo è il canto di San Bernardo che Dante Alighieri gli mette in bocca nella Cantica del Paradiso. Cioè dice, chiunque vuole una grazia e non ricorre all'intercessione di Maria, suo malgrado è come se volesse volare senza ali, perché Gesù le grazie le fa tutte se gliele chiediamo per mezzo della Madonna. Quindi questo è un primo livello. Poi c'è un livello più profondo, che richiama anche quanto detto nella prima lettura. Nella prima lettura, che sono quelle della messa propria, chi c'è? Ci sta Mosè, che riceve da Dio l'incarico di raccomandare, guardate, dopo che avete visto l'Esodo, avete visto che io vi ho fatto uscire dall'Egitto, vi ho sollevato sulle d'Aquile, ora attenzione, se vorrete ascoltare la mia parola e custodirete la mia alleanza, voi sarete per me la proprietà di tutti i popoli. Quindi Dio propone al suo popolo un patto: obbedite alle mie leggi, fate quello che vi dico e io sarò con voi. E il popolo accetta. Quando il Signore ha detto non lo faremo. Ora, cosa dice la Madonna ai servitori perché il miracolo si produca? Fate quello che lui vi dice. Stessa cosa. Quindi la Madonna e Dio Padre vanno d'accordo. Fate quello che dice Gesù. Questo designa proprio una cosa fondamentalissima. La missione più importante che la Madonna e anche il ruolo più importante che ha nella nostra vita, se noi la facciamo entrare nella nostra vita. Perché quando in una vita entra una Madonna, che succede? Che la persona comincia ad obbedire sul serio a quello che dice Gesù, anche quando fosse molto impegnativo. Attenzione però che c'è un secondo, ultimo passaggio, però qui è già finita, che è così. Abbiamo pochi ma essenziali messaggi. Qual è il miracolo? Trasformare l'acqua in vino. E cosa c'è dietro questa simbologia? D'accordo? Mo, salvo chi è astemio, d'accordo? Il vino è più buono dell'acqua. Scusate, no? La messa non si celebra col pane e con l'acqua, grazie, si celebra col pane e con vino, d'accordo? Ecco, a un banchetto, se non ci sta il vino, non è come se devo ubriacare. Però insomma, si può fare un banchetto con l'acqua, beh, abbiate pietà, no? Questo perché? Perché l'acqua, che ovviamente in quanto creatura l'acqua è una cosa preziosissima, un grande dono di Dio, però paragonata al vino, qual è la differenza che c'è? L'acqua, che ovviamente è la rubinetto naturale, è in odore, in colore, in sapore, invece il vino è profumato, saporito, inebriante, è buono.
E allora che cosa simboleggiano? Fate quello che lui vi dirà, e se fai quello che ti dice lui, l'acqua diventa vino. Che significa? Significa che l'acqua è la nostra volontà, e quando facciamo come diciamo noi, e il vino è la volontà di Dio, e quando facciamo come dice lui. E allora la Madonna ha una funzione fondamentale nel trasformare la nostra vita e farci diventare da terreni a celesti, capite? Da uomini a divini, da peccatori a santi, cioè ci porta da una vita spesa dietro quello che ci brulla per la nostra testolina, che ci porta sempre, quando va bene, in odore, in colore, in sapore, a quello che vuole Dio, che ci porta ad una vita meravigliosa, non solo dopo che andiamo in paradiso, ma anche adesso. Capite? Perché quando la Madonna entra in una vita, e concludo, sapete che succede? Guardate che dicono i santi, qualche santo, io sono d'accordissimo, che se in paradiso ci fosse solo la Madonna, capite? O addirittura senza la Santissima Trinità, già saremmo felici e contenti per tutta l'eternità. E guardate che è una cosa grossa, perché la Santissima Trinità è molto più grande della Madonna. Capite? Quindi se uno accoglie sul seno la Madonna sulla terra, comincia a vivere il paradiso qui, capite? Perché la terra, dobbiamo sempre pensare che la terra, sapete, questo è un posto di passaggio. Com'è la nostra vita terrena? Ci stanno tre possibilità: l'anticamera dell'inferno, questa è per i peccatori, che sono cattivi, in lontano da Gesù, l'anticamera del purgatorio, per quelli che truzzicano, capite? Un giorno fanno quello che ti vuole, un giorno fanno quello che dicono loro. O l'anticamera del paradiso. Certo, è l'anticamera del paradiso, perché qua qualche croce la tocca piano, d'accordo? Quindi non si può vivere senza soffrire, però la vita può diventare l'anticamera del paradiso, e certamente sì che ci può diventare. E su questo la funzione materna e santificante mediatrice della Madonna c'è un ruolo decisivo, come dimostra chiaramente questo primo. Allora capite che Gesù non ha fatto il primo miracolo solo perché vuole tanto bene alla mamma, certamente, ma anche per farci comprendere questa cosa. Sta attento, che se tu puoi entrare Maria dentro di te, vengo io subito con lei, e troverai una via facile e bella per dare una svolta santa di vita, proprio da così a così. Siamo lodati Gesù e Maria. Sì.